sino a quando Laura, Andrea ed Ettore erano piccoli, Luisa rimase a casa occupandosi dei suoi figli ancora bambini. Me plantaron unas manos de un campesino abnegado en un surco de mil bolsas que siempre iba cuidando. Cuando conocí la luz, a otro surco me llevaron. Ma negli anni 60 iniziò a lavorare nel negozio della firma Martignol, che aveva il nome La Casa del Caffè, nel centro di Bogotà. Per molti anni Luisa gestì questa attività commerciale, sino a quando, negli anni 80, grazie alla sua cara amica del Vai Spacciotti, cominciò a dare lezioni di italiano all'Università Nacional de Colombia. Così scoprì che la sua vera vocazione era l'insegnamento. Dal 1984 al 1995 lavorò come coordinatrice di corsi ed insegnante di italiano all'Istituto Italiano di Cultura di Bogotà, dove ebbe infinite soddisfazioni. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, che ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Oh Genova, per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza, rare volte il resto è pioggia che ci bagna. La nostalgia dell'Italia. Eccola che canta Ma se che penso, accompagnata alla chitarra dalla carissima amica Fiorella. Nel 1995 il ritorno in Italia, a Genova Nervi, appartamento amato anche dai suoi figli. Vedo a lanterna a cava l'aso. Quindi l'incontro dopo tanti anni con Luciano Pescia. Ne nascerà un rapporto profondo ed affettuoso. Sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato. Luisa passò a vivere insieme a Luciano a Carignano, proprio vicino a via 20 Settembre, il nuovo indirizzo, via di Santa Chiara 1. Cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace